Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video. Oggi ragazzi parleremo di un mostro che è diventato per qualche motivo super meta e tutti lo piccano, tutti lo buildano e io forse sono l'unico che non dovrei dirlo, anzi parleremo di un mostro e parleremo di Chao, il Dragon Knight di acqua e parleremo un po', parlerò e ovviamente quello se siete d'accordo, se non siete d'accordo, se avete domande chiedetelo nei commenti, ma parlerò più o meno di Chao, perché c'è molto hype su Chao. Tutti lo stanno buildando e tutti lo stanno piccando in RTA e voglio dire cosa penso su Chao, se è worth the hype o not, se è veramente così forte come dicono o no. Ora, lo so che ho droppato Julian qualche giorno fa, quindi ciao, essendo il poor man Julian e avendo Giuliano ovviamente, ciao, perde ancora di più la forza, la voglia di buildarlo, però anche prima di prendere Julian io ciao buildato non ce l'avevo. Io penso che Chao ha bisogno di rune incredibili per funzionare, prima di tutto, e credo anche, questa è la mia opinione, ovviamente, se non siete d'accordo fatemelo sapere, però secondo me Chao non è così forte, cioè ha bisogno di as rune assurde. Io non ce l'ho buildato, però vorrei provare a buildarlo ora, mentre facciamo il video, mentre parliamo di Chao. Chao almeno si sveglia sulla crit rate, che non è male, però ciò dovrebbe essere un Valiant e Nemesis. Secondo me per un G1, G2 dovrebbe essere intorno ai più 160 di speed, 100 di crit rate, poi dovrebbe avere almeno più 20.000 di HP, dovrebbe avere almeno più 1.000 di attacco, che sarà difficile perché la base attack è molto low e poi la defense è ancora più low e poi se l'opponent... Se l'avversario ha, diciamo, una Sonia, ciao muore e basta. Cioè, ciao, lo possiamo salutare per sempre. Però vi farò vedere un po' che sorta di rune ha bisogno sta unità. Molto difficile da runare e deve essere, secondo me, un Nemesis. Perché se no, se l'avversario decide di uccidere tutti gli altri avversari prima di focalizzarsi su Chao, quando rimane tipo 1 contro 4, non riuscirà mai poi mai a fare l'1 contro 4. Prima di tutto, scusate, prima di tutto perché la base defense è super low e poi comunque se ci sono 4 avversari magari avranno più di 2 debuff solamente. Quindi se riescono a lendare più di 2 debuff e uno dei debuff è diciamo lo stun, il freeze, qualcosa del genere, sarà molto difficile per Chao muoversi. Sarà molto molto difficile. Quindi o comunque usare la cleanse su quel CC, no? Quindi sì, Chao molto difficile da buildare, secondo me, e non ha senso, in my opinion, buildarlo, cioè con le vostre migliori rune. Io non credo che riuscirei a buildare un Chao, non voglio mentire su sta cosa, però anche così, con delle rune che sono alcune delle mie migliori rune, non ce la faccio a buildarlo. Quindi, in generale, penso che se voi non avete rune assurde che vi permettono di runare un Chao con tipo 160 di speed, Valiant Nemesis con 100 di crit rate, con 1000 di attacco, più 1000 di attacco, più 20.000 di HP, non ha senso. Secondo me, a quel punto runate un bel Miles e quindi ce l'avete un Valiant, potete outspeedare Swift Units, c'ha la stun sulla skill 2 che è molto 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 reliable ora, perché è il 70% di attivazione in più è il 100% di strip. E non avete bisogno di rune assurde per runare un Miles, avete bisogno soltanto di speed,
di HP e dell'accuracy. Se volete lo buildate on resistance, se lo buildate on resistance magari avrà meno HP, però sarà molto più difficile per gli avversari lendare le cose su Miles, soprattutto se sono unità che non hanno il 100% di accuracy. Quindi secondo me Miles fa di più di Chao. Chao ovviamente ha la passiva che cleansa due debuffs, no? Due debuffs e poi lui non può essere heal blocked. Che è una cosa buona perché lui si cura 15% dei suoi HP ogni volta che prende un turno. Se è un Valiant, può curarsi del 30%, che è molto buono. E il danno sarà incrementato basato sugli HP, che è una cosa buona. Quindi, però vi serve sempre l'attacco. Se non avete attacco su Chao, non farà un grande danno. Se avete attacco su Chao e non avete abbastanza HP, sarà molto squishy. Se non avete 100% di crit rate, magari non vi critta e quindi il danno, il damage dealer non vi sta facendo danno. Se è troppo lento, gli avversari lo uccideranno perché non riuscirà a prendere turni, soprattutto se hanno tipo un Sagar che è uno dei mostri più comuni nel gioco. Sagar skill 3 diminuisce l'attack bar, già, poi c'è il provoke, poi c'è il defense break sulla skill 2, poi magari l'opponent c'ha anche il Chandra, Chandra c'ha la slow, e Chao è già lento più c'ha lo slow debuff e quando prende un turno, e poi c'ha la defense break e il provoke da Sagar, c'ha la slow da Chandra e magari c'hanno un freeze o un stun. Da qualche parte magari c'è una smiser, lenda la stun, lenda la bomb. Ovviamente in alcuni casi il Chao può funzionare, magari l'avversario c'è solo o comunque più che altro unità di fuoco e quindi può funzionare, però secondo me ci sono unità che hanno un rune requirement, cioè hanno una richiesta delle rune molto più bassa di Chao. E magari offrono un po' di più. Potreste usare Abellio, che sì, che può essere CC, può essere stannato, può essere congelato, può essere addormentato, però l'avversario deve comunque mettervi sotto il 40% dell'HP e a quel punto l'Abellio si cleansa e cura comunque. E il danno sulla skill 2 non è male per niente. Also, Abellio non ha bisogno di essere sui 160, 120, 110 speed, è abbastanza, 100 crit rate che non ce l'ho, però Abellio è un'unità un po' più tanky che fa più danno e si cura con la skill 2 e quando si trasforma cura con la passiva anche. Cura il 10% degli avversari va al 10%, quindi Abellio è una buona unità, Miles è un ottimo mostro, specialmente dopo il buff, meglio di Chao, Giuliani, Chao, sto scherzando ora, però secondo me Chao è stato troppo overhyped, secondo me è un mostro decente, ma niente più, cioè quando fighto Chao di solito non fa niente, poi ci sono quelle occasioni quando lui procca ogni turno che prende. Ci sono quelle occasioni che la smiser ti strippa, vela giù lo stesso anche con l'immunity, eccetera, eccetera. Ovviamente funzionerà ogni tanto, se lo picchi sempre ogni tanto funzionerà. Però secondo me, Chao è un mostro normale, niente di che. Anche quando non avevo Julian non l'ho mai buildato, onestamente. Vabbè, fatemi sapere cosa pensate di Chao, ragazzi. Questo è tutto per il video, grazie per averlo guardato e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao a tutti, bye bye!